Buonasera a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella Pani. Noi oggi andremo a fare una lettura angelica. L'argomento che andremo a trattare è l'argomento dell'amore, va bene? E della guarigione. Allora, come sarà strutturata questa lettura? Adesso andrò a pescare, ok, tre carte da ogni singolo mazzo e creerò tre gruppi, va bene? Poi in ogni gruppo io metterò sopra una pietra, metterò il cristallo di rocca, metterò l'ametista e l'occhio di tigre. Poi voi andrete a scegliere la pietra che più risuona nel vostro cuore e quindi farò una lettura personalizzata per ogni singolo mazzo. Ok, prima di tutto iniziamo con una preghiera di protezione. Invoco la divina presenza di Dio Onnipotente, Padre e Madre, i miei angeli custodi, il mio sé superiore, gli angeli custodi e il sé superiore di tutte le persone che con tanto amore mi stanno seguendo. Invoco te, Arcangelo Michele, invoco il Maestro Gesù, Maria Regina Celeste e con amore vero, puro e sincero vi chiedo di purificare la nostra energia, le nostre intenzioni, parole ed azioni e di elevare le nostre energie, vibrazioni e frequenze e di aiutarci a sintonizzarci nella frequenza dell'amore più puro e incondizionato. Con amore, Arcangelo Michele, ti chiedo di creare uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità, dove possa entrare solo la luce, l'amore più puro e vero di Dio, Dea Onnipotente, Padre e Madre. Chiedo massima protezione, guida e assistenza. Grazie caro Dio, grazie Arcangelo Michele, grazie Maestro Gesù, grazie Maria Regina Celeste, è fatto, è fatto, è fatto, e così è. E così sia ora, per sempre e per l'eternità. Ok, una carta. Poi andremo a svelare le carte insieme, va bene? La seconda carta, quindi neanche io so che carte stanno uscendo. Vediamo un po'. Ok, prima carta per il secondo gruppo. Seconda carta, terza carta, ne sono uscite due e questa è uscita, va bene, l'avete vista, si è girata, riconciliazione. Vediamo un po', queste sono le carte dell'amore, sussurri dell'amore, sono molto belle, quindi parlano, danno dei consigli sulle relazioni in generale, ma anche sulle relazioni d'amore, va bene. Tre. Una. Due. Uno, due e tre. Ora vediamo le carte della guarigione, la guarigione con gli angeli. Uno, due. Questa è uscita lo stesso, 3, 3. Sono girate troppe carte, ecco, questa è saltata fuori, una, è bellissimo quando le carte sembra che vogliano a tutti i costi dare un messaggio, escono da sole. Ok, 2. Una. Sono un po' piccoline queste carte, mi viene un po' di difficoltà a mischiarle. 2 e 3. Ok,
Vediamo un po'. Quindi per ogni mazzo abbiamo detto, abbiamo fatto una bella preghiera. Quindi adesso io vi chiedo di entrare nello spazio sacro del vostro cuore e di chiedere a Dio, aiuto a Dio, all'Arcangelo Michele, ai vostri angeli, ok? Nel primo gruppo mettiamo il cristallo di rocca, nel secondo gruppo mettiamo l'ametista, nel terzo gruppo mettiamo l'occhio di tigre. Quindi adesso un attimo di silenzio, cercate di scegliere col vostro cuore qual è la lettura più adatta a voi. Inspirate ed espirate, chiediamo la protezione dell'Arcangelo Michele, guida e assistenza. Bene, adesso che avete scelto, iniziamo col primo gruppo. Adesso lo mettiamo un pochino più qua, così. Allora, vediamo un po'. Le giro verso di voi le carte. Allora, aspettare. Per l'amore nuovo, lasciare andare il tuo ex, lascia andare il senso di controllo, ok? Questa è relazione, partnership, poi lo andiamo a vedere un po' nello specifico. Fai ciò che ti dà gioia nell'amore, ok? Miracoli e benedizioni. Poi vediamo nell'aspetto della guarigione. Trova un'altra soluzione, ok? Armonia e ascoltare la voce di Dio e degli angeli. Allora, questa è una lettura molto importante, molto rivolta in particolar modo a coloro che in questo momento stanno cercando di una nuova relazione oppure che non riescono a lasciare andare il proprio ex o una persona che potrebbe ancora stare con voi, ma in realtà si tratta di una relazione che ormai è finita. Quindi lasciate andare l'ex, non state lì a pensare a una riconciliazione, che invece nell'altro gruppo, adesso non ricordo quale, in questa situazione quando un rapporto ormai è finito è meglio lasciare andare il passato, lasciare andare tutto ciò che vi sta creando stress e ansia. Sarebbe un errore ritornare indietro e un errore continuare a pensare a una persona che comunque vi ha creato sofferenza, dolore, comunque non eravate compatibili, non eravate fatti l'uno per l'altro. Diciamo che l'amore sta arrivando, ma ci sono delle tempistiche divine, infatti gli angeli vi stanno invitando ad aspettare, è venuto il momento di aspettare. Per piacere, non mettete controllo in questa situazione, avete appena conosciuto qualcuno di nuovo e quindi ci potrebbe essere un'alleanza, un'unione degli intenti, sia lavorativamente parlando, ma eventualmente anche potrebbe nascere una nuova relazione attraverso questa conoscenza che avete appena fatto o che eventualmente state per incontrare una persona, però lasciate andare il controllo, dovete uscire dall'ego, dice l'Arcangelo Michele, perché l'ego vi sta controllando, siete voi che poi mettete anche controllo in questa situazione, e invece in questa situazione c'è bisogno di serenità e di amore per voi stessi, iniziate a pensare ad amare voi stessi, va bene, ok? Cercate anche di ritornare a quello che voi amate veramente. Cosa amate fare? Ecco, iniziate a fare qualcosa per voi stessi, che possa essere cambiare città, cambiare lavoro, che possa essere un hobby, che possa essere qualcosa di creativo. Iniziate a pensare, a mettere amore nelle cose che fate, a mettere amore anche nel vostro corpo, magari seguire un'alimentazione di un certo tipo, prendervi cura di voi stessi, fare sport, fare qualcosa che vi consente di riconnettervi con voi stessi, con la vostra anima e la vostra vera natura. Quindi assolutamente miracoli infiniti alle porte e assolutamente diciamo che sta veramente per nascere una
una partnership tra voi e quest'altra persona che, ripeto, o l'avete già incontrata o la state per incontrare, va bene? Tu, se voi lascerete andare il controllo e lascerete andare il passato, armonia alle porte, va bene? Quindi ripensateci, lasciate andare, lasciate perdere quello che non serve, il vostro massimo bene, ok? E rimanete in ascolto, magari fare un pochino più di meditazione, magari fare un pochino più di preghiera, questo vi consentirà di ascoltare la guida divina, cosa gli angeli, cosa l'arcangelo Michele hanno da dirvi in questa situazione. Amare voi stessi in primis, ok? Bene, questa è la prima lettura, primo gruppo, molto interessante. Ok, vediamo il secondo gruppo, il gruppo per chi ha scelto l'amettista. Allora, mantenere una mentalità aperta, guarigione di familiare, c'è bisogno di guarire le cose che riguardano la vostra famiglia, un nuovo amore alle porte. Ok, volevo ricordarvi che magari guardate la lettura in questo momento, magari poi la riguardate tra un mese e due mesi e potreste scegliere un gruppo di appartenenza diverso, va bene? Ok, diciamo che anche qui parla dell'amore degli altri, quindi questo assolutamente in allineamento con l'amore per la famiglia. Anche qui parla di nuovo amore, ragazzi, anche questa carta, aspettate, cerchiamo di metterla nella telecamera, vedete, due mazzi diversi con lo stesso messaggio, un nuovo amore, bellissima questa cosa, ok, ritorna dentro il tuo cuore, va bene, prendersi cura del proprio corpo, l'angelo custode è al tuo fianco, sta emergendo qualcosa di nuovo e quindi anche questa è in allineamento con le carte precedenti, quindi diciamo che in questa lettura c'è poco da dire, nel senso che è già molto chiara, perché le carte sono proprio chiarissime, un nuovo amore alle porte, avete appena conosciuto qualcuno, state per incontrare qualcuno che porterà amore nella vostra vita, sarà la persona giusta per voi, va bene? Però diciamo che in questo momento siete portati a portare guarigione, cercate di risolvere le questioni familiari che vi stanno affliggendo con i genitori, con i figli o con i, diciamo, e potrebbe essere si potrebbe trattare anche di un ex marito, un ex fidanzato, magari avete un figlio in comune, ci sono delle situazioni un pochino complicate da risolvere, chiedete guida e assistenza a Dio, all'Arcangelo Michele, chiedete cercate di perdonare, cercate di agire con compassione, di lasciare andare la rabbia, anche qua veramente è importante che mandiate amore e luce, qua è importante amare, non solo ricevere amore, ma donare amore. Questa carta vi sta invitando a donare amore ai vostri familiari e anche eventualmente a un futuro partner. Questa carta invece vi sta invitando a tenere la mente aperta, in quanto la persona giusta per voi potrebbe essere diversa da come ve l'aspettate, quindi anche fisicamente, magari voi vi aspettate il principe azzurro, biondo con gli occhi azzurri e magari questa persona è fisicamente tutt'altro rispetto a come ve l'aspettate, o magari avete appena conosciuto una persona, magari a primo impatto non avete considerato l'idea che questa persona possa essere la persona giusta, invece questa persona vi potrebbe sorprendere perché ha delle qualità nascoste che se voi glielo permetterete, se voi cercherete di amare di più, perché magari questa persona voi l'avete incontrata, un nuovo amore, ma voi non state dando abbastanza, non state donando voi stessi e quindi non date la possibilità a questa persona di mostrarsi a voi, va bene? Quindi per piacere amare di più incondizionatamente, perdonare, guarire le questioni familiari, miracoli alle porte, c'è proprio l'angelo dell'amore, i vostri angeli custodi sono al vostro fianco e vi stanno proteggendo, l'arcangelo Michele vi sta dicendo che siete al sicuro in questa situazione, ok? Anche qua si parla di amore, si parla di
Diciamo che molte persone magari non riescono a donare amore, dicono gli angeli, in quanto questa carta sta dicendo: se non riesci ad amare, cerca di sintonizzarti nella frequenza di quando tu amavi, di quando tu hai provato questi sentimenti di amore nel passato. Ritorna lì, cerca di sintonizzarti in questa frequenza e di ricontattare l'amore che tu puoi essere in grado di dare. Quindi qua questa lettura è un invito al dare, al darsi, va bene? Prenditi cura del tuo corpo, ti sei un pochino lasciata andare, mangia sano, bevi tanta acqua, mangia frutta e verdura, vai a camminare, vai a correre, fai un po' di sport, un po' di bicicletta, fai qualcosa che per muovere il tuo corpo ha bisogno di esprimersi, ha bisogno di stare bene, e un po' di attività fisica ti può aiutare anche a rimetterti in forma e anche a essere magari anche più attraente per te stessa. Per te stesso e anche per le altre persone, va bene? Quindi naturalmente in primis ama te stesso, ama te stessa, va bene? Benissimo, abbiamo concluso anche il secondo gruppo, la lettura sul secondo gruppo, ora andiamo a vedere il terzo gruppo. Occhio di tigre, questo è il vero amore, fantastico. Addirittura è uscita This Could Be The One, questo potrebbe essere la persona giusta, quindi questa carta va a convalidare la precedente, ok? Riconciliazione, forse potrebbe essere che magari avete litigato col vostro compagno, ok? O con questa persona, oppure un ex che torna dal passato, però assolutamente questa carta ti sta confermando che la persona giusta è quella per cui hai posto la domanda, ok? È proprio la legge dell'attrazione che vi ha fatto incontrare, like attract like, scusa, cioè noi attraiamo i nostri simili, ok? Ricevi con amore e apprezzamento, apriti a ricevere, mentre l'altra lettura era la precedente, era improntata sul dare, questa lettura è improntata sul ricevere, ok? Benissimo, tu sei degno di essere amato, assolutamente, miracoli infiniti alle porte, bellissimo, veramente, questa è la tua anima gemella, ragazzi, è meraviglioso, guardate, amore è vero, questo potrebbe essere la persona giusta, riconciliazione, anima gemella, miracoli, ok, divine guidance, la guida divina ti sta proprio guidando nella direzione giusta, nella direzione della persona giusta, ok? Quindi assolutamente la persona per cui hai posto la domanda è la persona giusta per te, potrebbe essere per te perché ha tutte le caratteristiche, vi siete attratti, perché la legge dell'attrazione è una legge universale secondo la quale noi attraiamo i nostri simili pensieri, nelle emozioni, nel nostro modo di essere, quindi questa è una persona veramente compatibile, potrebbe essere complementare ma comunque compatibile per te, c'è una riconciliazione in quanto potrebbe essere che un ex stia ritornando nella vostra vita oppure che la persona in questione avete avuto una discussione e adesso ci sarà la riconciliazione, quindi assolutamente gli angeli stanno vegliando su di voi, questa è la tua, una delle tue, cioè è comunque una tua anima gemella e miracoli infiniti vi stanno portando proprio nella direzione giusta, quindi tutto si sta muovendo affinché tu possa unirti a questa persona, naturalmente ci sono delle tempistiche divine, ok? Quindi questa persona comunque è una persona che ti dà attenzioni, che ti dà amore, ti fa sentire amato, ti fa sentire amata, apriti a ricevere, perché sennò rischi anche di perdere questa occasione, quindi bisogna aprire il proprio cuore a ricevere l'amore, va bene? Ok? Diciamo che c'è bisogno di radicarsi, va bene? Di radicarsi perché diciamo che qua l'amore sta arrivando in un livello più alto, un livello più elevato di quello che tu osi anche solo immaginare, ok? Benissimo, oltretutto questo è un amore guidato dall'amore divino, va bene?
Quindi c'è proprio la guida divina che vi ha fatto incontrare, vi sta aiutando a veramente a riconciliarvi, a ritornare insieme, a stare insieme. Un amore guidato dal divino. Bene, care anime infinite, per questa abbiamo terminato questa lettura angelica. Ripeto, in tempi diversi potreste essere attratti da un gruppo di carte diverse. Questa lettura non ha una tempistica, la tempistica è in base a quando tu sei attratto da questa lettura. Quindi se tu sei attratta da questa lettura in questo momento, vuol dire che questa lettura è giusta per te in questo momento, va bene? Magari poi ne faremo un'altra verso San Valentino. Ok, io spero che abbiate ricevuto le risposte di cui avevate bisogno. Volevo informarvi che mi occupo di fare le letture angeliche con l'utilizzo delle carte e anche come connessione diretta con l'arcangelo Michele. Se siete interessati potete contattarmi, va bene? Io vi saluto, vi abbraccio e ci sentiamo presto. Ciao ciao ciao.